Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io kaiju. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparar ciò che sta intorno a me, kaiju. Guardo colori e insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando io, kaiju, 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 kaiju. Sono io! Che cosa mi metto? Guarda, mamma, io sto facendo girare la testa al latte. Molto bene, ciao. Era la nonna che ci ha invitato per questa sera per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. Una festa! Ci saranno la torta e i regali? Dai, andiamoci subito, papà! Ma scherzi, c'è tutta la giornata davanti a noi. E poi tu non sei ancora vestito. Mamma, adesso mi puoi aiutare a vestirmi? Tesoro, sei grande abbastanza per cominciare a vestirti da solo. Sul serio? È semplice, scegli un paio di mutandine, i calzini, una maglietta e un paio di pantaloni. Caillou decise di scegliere la maglia con le scimmiette, ma gli piaceva anche quella rossa che gli aveva regalato la nonna. Il nostro piccolo amico si divertì talmente a scegliere i vestiti che dimenticò completamente di vestirsi. Caillou, sei pronto per andare a giocare fuori? No, ecco, io sono quasi pronto. Papà, oggi sono riuscito a vestirmi da solo. Guardami, guardami. Sì, lo vedo. Aspetta un minuto. Due magliette. Ottima scelta, ma non credi che fuori faccia un po' troppo freddo per uscire in pantaloncini corti? Io potrei anche sbagliarmi, ma perché non andiamo un po' a controllare? No, fa caldo. Io... Senti, potresti mettermi qualche altra cosa? Ma sì, certo. Ehi, ma c'è stato un terremoto qui dentro? Dove? Ecco, mettiti dei pantaloni lunghi e un maglioncino, d'accordo? Con questi starai più caldo. Io torno tra 5 minuti. Va bene. Ma che cosa? Dove sei, Caillou? Eccomi qui. Ottimo lavoro. Ma ho proprio paura che tu ti sia messo quei pantaloni al contrario. Ma è così che mi piacciono. D'accordo. Ma adesso li mettiamo tutto a posto, va bene? Più tardi quel giorno arrivò il momento di mettersi dei vestiti un pochino più eleganti. Che ne dici di questo completo? Ti piace, tesoro? Gli piaceva quel completino, ma voleva continuare a scegliere da solo cosa indossare. No, io voglio mettermi questo. D'accordo. Ciao, Caillou. Sei davvero molto elegante, lo sai? Ho saputo che oggi ti sei vestito da solo. Bravo. Notò subito che il nonno e il papà erano molto belli con i loro vestiti della festa. E di colpo ebbe dei dubbi sulle sue scelte. Senti, papà, posso cambiare di nuovo i vestiti? Certo, vedi, questo è uno dei tanti vantaggi di sapersi vestire da solo. Nonno, per favore, mi insegneresti a fare il nodo della cravatta?